poi non stanno insieme perché sono un cazzo da E cos'è quel sorrisino? Dai, quante ragazze hai? Una, sì. Hai visto altre ragazze qui al Paradise? Ma sì, ma niente di che, insomma, tu sei... Allora, cosa fai? Continui a sbirciare tra le cabine e ti fermi? Mi fermo. Bene! Che poco... E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cammina d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccio mai non hai superato il mio scivolerà. Spenga la luce per favore! Che cosa vuole? Mi stanno seguendo! Chi la sta... Si chiama il capitano. Hanno dei vasconi pieni di aragosta. Se vuoi possiamo andare lì e prenderne una, se ti va. Davvero lo faresti? Sono aperti fino a mezzanotte. Sì, ma... davvero lo faresti? Sì, conosco il capitano, il proprietario. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. And that's my favorite. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Mi è piaciuto molto. Gradevole. Senz'altro, mi è piaciuto molto. Molto carino, molto interessante, anche una sorpresa. Molto brava. Ho gradito molto, è stata una cosa piacevole. Molto bello. Bello, buono, sì. Ottimo. Ma questo, insomma, quello che vedo adesso è, insomma, la gente si ferma e mi sta esprimendo, mi sembra di sentire dei pareri abbastanza positivi su quello che è la forza di questo testo, che comunque credo che abbia riservi un po' di sorprese. È un testo che potrebbe sembrare leggero, invece poi è pieno di sottotesti interessanti, secondo me, e noi cerchiamo di, appunto, di puntare il dito sia sulla commedia per far sorridere un po' la gente, ma anche poi di toccare quegli argomenti così delicati che trattiamo, come i mondi diversi, le appartenenze. Perlomeno questo è un po' il mio modo di vedere anche questo spettacolo, le distanze che spesso poniamo tra noi e quelle che fanno parte di un mondo che non ci appartiene, quindi addirittura due mondi così diversi che alla fine si attraggono perché hanno poi alla fine tante cose in comune, che è il sentimento. A me è piaciuto molto come ritmo, ha alcuni momenti molto ironici e spiritosi, alternato momenti ironici e spiritosi ad altri invece più drammatici, però devo dire che il ritmo e la regia mi è piaciuto molto, e anche l'interpretazione dei personaggi. Guarda, è un personaggio molto difficile, è un personaggio che ho lavorato molto perché ha tante cose dentro, è un po' buffa, un po' comica, un po' tenera, ingenua, disperata, malinconica, perdente, ha tante cose insieme e quindi lavorarci è stato duro, però devo dire che poi il pubblico lo percepisce. Abbiamo avuto un pubblico che ha risposto molto bene, quindi ci fa sempre molto piacere quando c'è questo affiatamento fra attori e pubblico, insomma, noi siamo molto contenti.